tanto atteso tra l'Aragona e il Cianciana si è concluso con un secco 1-0 per i padroni di casa e la formazione di Marco Aprile si proietta nella griglia playoff. Con i 3 punti conquistati, l'Aragona si porta a quota 45, sorpassando il Cianciana bloccato a quota 43. Nonostante le attese dei tifosi, il match è stato piuttosto monotono. Il primo tempo non ha riservato grosse emozioni. Si è registrata una costante prevalenza in attacco dei locali che, un po' per scarsa precisione, un po' per sfortuna, non sono riusciti a passare in vantaggio. Il Cianciana, dal canto suo, non ha sfoderato la grinta necessaria per contrastare le ambizioni dell'avversario. Con poca fantasia in campo e con un gioco spesso falloso, gli 11 del mister Salemi hanno costantemente subito le iniziative dei padroni di casa. A movimentare il gioco durante il primo tempo è stato il palo colpito da Giaretti al 30° e qualche pregevole parata del portiere Giustiniani. Nella ripresa il gioco si è fatto più vivace e i ripetuti tentativi di gol dell'Aragona si sono concretizzati al 28°, quando su una punizione battuta dalla destra dal capitano Sorce interviene il giovane difensore Giuseppe Craparo, che insacca imparabilmente. E dopo la rete che segna le sorti del match, l'incontro è virtualmente concluso.